vostro Oddio. Saluto. Oddio, cosa la devi mettere in capo? 3, 2, 1, bravo! Continua la favola di Simone Notari, l'amico dei lupi. Lo abbiamo conosciuto a Vallo della Lucania in occasione di un evento organizzato dall'Ente Parco. Ebbene, l'artista napoletano in quell'occasione ebbe modo, grazie al nostro editore Giorgio Scelza, di accarezzare un esemplare di lupo. Oggi ritroviamo Simone di ritorno da una splendida avventura nel Parco della Maiella, dove, accompagnato da papà Gianfranco, ha ritirato ben due premi. Premio speciale costruttori di benessere a Simone Notari, premio a Franco Iezzi, presidente del Parco Nazionale della Maiella. Ale, vieni Veronica. Una bella soddisfazione per Simone, considerato il fatto che nello stesso festival del Wenners sono stati premiati anche Rita Borsellino, Giuliano Pisapia e Donato Speroni. Simone è un giovanissimo artista napoletano, la sua profonda passione per la natura e gli animali lo ha spinto ad esplorare precocemente diversi mezzi espressivi, quali il disegno, la pittura, il modellato, la fotografia, nonché la scrittura, nel desiderio di comunicare il suo mondo interiore. Venite a vedere tutti quanti la mia mostra, forza! Simone, senti, ma è vero che tu hai iniziato a dipingere questi lupi quando li hai visti la prima volta sulla Maiella? Sì, esatto. E non hai avuto paura quando hai visto il lupo, no? No. Ma sono i miei amici. Ma quando ululano mi fanno un po' paura. Però sono i nostri amici. Per questa passione è stato premiato dal comune di Caramanico come costruttore di benessere e dal Parco Nazionale della Maiella. Poi in realtà, diciamo, questa mostra ha rivelato un altro aspetto che è molto congruo e di cui ringrazio, diciamo, qui l'invito perché lo sottolinea. Abbiamo notato che questa mostra che noi portiamo in giro per l'Italia non è solo, diciamo, una bella cosa per Simone che dà soddisfazione anche ai suoi genitori, certo, ma è anche qualcosa che dà felicità a chi l'assiste, a chi la vede, a chi, diciamo, chiede spiegazioni. Abbiamo notato che tutti i visitatori sono contenti di guardare le immagini, di vedere, di conoscere questa storia e anche un po' di cambiare mentalità sul lupo. Allora, tutto questo, quello che un po', diciamo, in qualche modo è un costruire il benessere. Mi fa pensare in questi tempi un po', diciamo, in cui il benessere sembra un bene da difendere dagli altri che magari ce lo possono togliere, da altri che vengono magari da lontano che ce lo possono sottrarre. Forse in realtà il benessere si moltiplica nel momento in cui lo si condivide. Certo. E allora, diciamo, se posso dire in tutta la modestia delle nostre persone, la lezione che sta dietro a questa mostra è che condividere una storia, uno sforzo, una ricerca della felicità rende felice anche gli altri, ecco.